Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Maria raggiunse in fretta una città. Sono parole che oggi ascolteremo in questo Santo Vangelo, ma che qualche settimana fa sono riecheggiate in tutto il mondo alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, con la presenza del Santo Padre, del nostro Vescovo e di tanti giovani anche della nostra diocesi. Sono motivo e monito anche per noi, come ha detto il Papa, di non andare in pensione, ma di essere sempre disponibili e entusiasti di annunciare la fede, per noi oggi soprattutto, in questo giorno in cui ricordiamo Maria come patrona della nostra cattedrale. Ci sono di monito a non perdere nessuna occasione per annunziare il Signore Gesù. Un benvenuto anche a tutti coloro che attraversano oggi la nostra città e sono qui magari in visita o come turisti, hanno il desiderio di vivere questo grande momento di fede. Benvenuti e buona celebrazione. Fratelli e sorelle, con la certezza di fede che Maria intercede per noi accanto al Figlio risorto, prepariamo i nostri cuori a celebrare i santi misteri, riconoscendo i nostri peccati. Signore Gesù, primogenito della nuova creazione, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, figlio dell'uomo, nato dalla Vergine Maria, Christe eleison. Christe eleison. Signore Gesù, vivente per sempre alla destra del Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Domine Filii Humilis.
Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato la gloria del cielo in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. Con la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza,
la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Risplende la regina alla tua destra. Risplende la regina alla tua destra. Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Risplende la regina alla tua Il re è invaghito della tua bellezza, è lui il tuo signore, rendigli omaggio. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la regina alla tua destra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Esultano le schiere degli angeli. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni Maria si alzò ed andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino è sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, amati dal Signore, l'Assunzione di Maria, madre di Gesù e madre nostra, alla gloria celeste in anima e corpo, è stata solennemente definita da Papa Pio XII nel 1950. Ma tutta la storia della Chiesa testimonia come il popolo santo di Dio, fin dall'inizio della Chiesa, abbia riconosciuto questa mirabile verità e ne abbia intimamente gioito, così come gioiamo noi oggi. Si sono realizzate così le profetiche espressioni di Maria riportate nel Magnificat che abbiamo appena ascoltato. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ed era ben giusto
come viene ricordato nel prefazio di questa messa, che non conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il suo figlio, autore della vita. Maria, assunta alla gloria del cielo, non si è tuttavia allontanata da noi. Questo è bello. Non si è estraniata dalla nostra vita, dalle vicissitudini nelle quali noi siamo tutti coinvolti in un modo o in un altro. Ella ci avvicina, si prende cura di noi, ci accompagna con cuore materno. Può ascoltare, può consolare, ha il cuore largo come il cuore di Dio, che ci visita proprio attraverso di lei. Appena stato annunciato da Don Flavio nel corso delle giornate mondiali della gioventù di Lisbona, Papa Francesco ha definito Maria come colei che va di corsa, ma pensate, come colei che si affretta a stare vicino a noi, che accorre ogni volta che c'è un problema, che non indugia, si affretta perché Maria è madre e come tale è sempre pronta a venirci in aiuto. La Vergine Maria è quindi riconosciuta come il primo segno della vittoria di Gesù nella sua passione e risurrezione. Ella ci è vicina perché non ci lasciamo vincere dagli assalti del male, quando temiamo che l'enorme drago rosso di cui abbiamo sentito parlare nell'Apocalisse, nella prima lettura, ci possa travolgere e prevalere. Anche noi, infatti, siamo tentati di credere a volte che il nostro impegno nel fare il bene sia inutile, che superfluo e vano sia il perseverare nel costruire rapporti di pace e di fraternità. Le forze del male tentano di opprimerci e sembrano annientarci, ma Dio è il più forte. Maria ce lo ricorda, essendo lei la prima salvata, il primo membro del popolo di Dio che esalta la vittoria definitiva di Dio sul male e sulla morte. Maria inoltre canta la gloria di Dio insegnandoci a guardare in alto, ossia a tenere fisso lo sguardo su Dio. Mentre siamo ancora pellegrini sulla terra, Maria ci invita a non confidare nei soli beni terreni, che, come sapete, sperimentate, sono molto passeggeri e fugaci, a non porre le nostre sicurezze nelle cose di quaggiù, spesso frutto di mondanità e superbia, ma di anticipare il paradiso preparandolo in modo che già fin da ora prevalgano i beni eterni, quelle ricchezze, cioè, che sono un segno che prelude al mondo futuro. Anticipare qui il paradiso, pregustandone la gioia, la pace, la comunione, attraverso quei segni di novità evangelica, quali la fraternità, l'accoglienza di tutti, il perdono e tutti gli episodi di bontà vissuti nel quotidiano con costanza, non solo nelle grandi occasioni.
Questo ci insegna Maria assunta in cielo, a questo invita noi tutti, ancora pellegrini sulla terra. Amen. Fratelli e sorelle, raccolti dallo Spirito di Cristo, professiamo insieme la nostra fede. Rivolgiamo al Signore le nostre suppliche, affidandole alla intercessione di Maria, Madre della Grazia e aiuto dei cristiani. Preghiamo per la Chiesa, per il Papa, il nostro Vescovo Oscar, i nuovi cardinali che saranno creati dal Papa a settembre, e i nostri sacerdoti Fide Donum. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Preghiamo per le famiglie, per i coniugi impegnati nella crescita dei figli, per le famiglie colpite da un lutto, per gli sposi in difficoltà. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Preghiamo per chi soffre, per chi è ricoverato negli ospedali, per chi ha subito i danni del recente maltempo. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos.
preghiamo per i giovani. Per chi ha vissuto la giornata mondiale della gioventù, per gli educatori dei nostri oratori. Te rogamus audi nos. Te rogamus audi nos. Preghiamo per tutti noi. Per chi anche in questo tempo particolare è ospite della nostra città per un periodo di vacanza, per tutte le nostre intenzioni particolari. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Stendi, o Signore, la tua mano misericordiosa sul popolo che ami. Non guardare a noi indegni tuoi servi, ma alla Vergine Maria, Madre di misericordia, che tutto tiene dal tuo cuore di Padre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È il nostro amore e giusto. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, a rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo e dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato
perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Carpoforo, Fedele, Felice, Abbondio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Amen.
secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il vostro spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Accostiamo con fede al corpo del Signore, rispondendo il nostro Amen. Chi si comunica ricevendo il corpo del Signore sulla mano avrà l'attenzione di comunicarsi davanti al sacerdote o leggermente scostato di lato.
mentre che ha guardato all'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Gloriosi generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. I potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Volgiamo all'altare dell'Assunta. Oggi, nella solennità della tua Assunzione, o Maria, volgiamo lo sguardo verso te, piena di grazia, Vergine che ci indichi il cielo.
Ti sentiamo vicina, Madre dei Redenti, che insegni a superare ogni turbamento, che conforti il popolo di Dio nella quotidiana lotta contro il principe di questo mondo. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Tu ci precedi, Vergine Celeste, nel nostro pellegrinaggio di fede. Sostieni, o Maria, la nostra speranza. Incoraggia la Chiesa a proseguire sulla via della fedeltà al suo Signore. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. A te, Regina della Pace e Madre della Chiesa, affidiamo in questo giorno di festa i più profondi desideri del nostro cuore. Guida, o Maria, l'umanità sulla strada dell'umile ricerca della verità e dell'autentica pace. Guidala alla felicità vera, possibile solo nella piena comunione con Dio. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Si canti in terra, si canti in cielo. La Vergine Madre che Dio ci donò. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate. La solennità dell'Assunta si completerà questa sera alle 18 con il canto solenne dei Vesperi, ma è stata preceduta anche dalla bellissima novena di preghiera con il firmamento musicale e attraverso tante occasioni di grazia, compresa ieri sera l'ultima, l'illuminazione esterna. Per questo grazie a tutti coloro che hanno preparato, celebrato e vissuto questi momenti. Un saluto particolare al Signor Questore che ci ha onorato della sua presenza insieme alle forze dell'ordine e a tous les frères et les sœurs de langue française, même de English speaking, is present. Die katholische Kirche feiert heute das große Fest Maria Himmelfahrt, Mutter und Schützerin dieser Kathedrale und unserer Stadt. Maria betet für uns alle und schützt uns alle auch. Der Kardinal und die Domkapituläre wünschen alle deutschsprachigen Pilger ein frohes Fest, einen schönen Tag und eine gute Aufenthalt in unserer wunderschönen Stadt. Il Signore sia con voi. E con il misericordioso che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con gioia la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria,
Conceda al Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, Madre di Cristo, Madre donata alla Chiesa, stella del mare e aurora, scala del cielo e porta. Grandioso dal cielo, donna vestita di luce, faro di certa speranza.